Buonasera, finalmente oggi che è il 14 di luglio siamo arrivati ad Exfera, che è questo posto in provincia di Bergamo a Palazzago. Questo qui è stato praticamente il mio regalo dei 30 anni per Marco, uno dei regali insomma per i suoi 30 anni. Già che ci sono ho detto ma sì dai facciamo un vlog, vediamo che cosa viene fuori. Ho portato la videocamera, abbiamo portato il drone e vorremmo capire se cioè, riusciamo magari a fare anche qualche filmato con il drone. Qua c'è il cancello, insomma nulla di particolare. Come potete vedere qui c'è la sfera dove appunto dormiremo. Qua invece c'è l'area relax con la tinozza. Adesso ve la faccio vedere anche questa. Tinozza, là in fondo c'è la sauna che è super carina. Adesso non si vede niente, vedete solo il riflesso comunque. Questa è la vista. Qua c'è l'area relax, che è super carina. E da notare in fondo che hanno scritto i nostri nomi lì. Adesso vi faccio vedere anche di qua che cosa c'è. Poi a parte il casino. Ciao amore! Ti piace? E qua dentro invece, vabbè, c'è tipo tutta l'area, un bar. Noi ci siamo portati un po' di cose, ma in realtà poi ci serviranno da scena. E ci sono danni. Oddio, che buone queste! E poi ovviamente, da amante del bagno. Questo è il bagno. Ti piace? Amore. Spendo pure. Ah, ma non spendo da solo. Ciao.
Ciao. Giovedì 15, siamo a Mandello dell'Ario e questo è l'Airbnb. Vabbè, vi faccio fare l'excursus breve. Qua c'è il bagno, però Marco è in bagno, e questa è l'area da giorno. Superata l'area da giorno, qua c'è l'area notte. C'è il pezzo forte, vabbè, a parte il frigo, qua le bottiglie, qua c'è la cucina, qui ci sono i nostri due calici immancabili. Qua c'è il piano induzione, che è molto figo secondo me. Ecco qua. E qui siamo sul lago. Qui insomma possiamo mangiare, lì c'è il barbecue. Dopo facciamo il barbecue, comunque c'è, cioè, troppo bello sto terrazzo, veramente veramente super carino. E niente, qua poi abbiamo fatto un po' di spesina. Allora, questi vini qua vengono direttamente da Milano in realtà, questo è uno dei vini che di solito prendiamo spesso, questo non mi ricordo ma penso sia nuovo, e questo qui è un vino nobile di Montepulciano che mi ha regalato una collega di lavoro, ce lo siamo portati perché così almeno lo possiamo sfruttare. Ci siamo portati la nostra glacetta di casa, di Avalette. Qua il frigo è super fornito, cioè questi qui erano già loro, cioè erano già dei proprietari. Ci siamo presi due Magnum gelato e qua abbiamo preso, vabbè, alcune cose per fare lo spritz, la carne, formaggio, acqua, una melanzana da abbinare, e l'anguria, succo di mirtillo, la maionese immancabile, anche qua sempre tutta l'acqua, anzi questa la tiro fuori perché mi serve, voglio bere. Già che ci sono vi faccio vedere anche qua, patatine paprika, bauletto cereali e soia, questi sono buonissimi della Mulino Bianco. Pomodorini secchi della Conad, chissà se sono buoni, non lo so. E aglioli, basta. Anche qua dentro è tutto super fornito, abbiamo pure la lavastoviglie, cosa che in casa per esempio noi non abbiamo. E volevo fare andare una lavata, insomma, le robe che useremo. Adesso vediamo, perché qua ci sono tipo anche i piatti, che carini. Qua ci sono anche i calicini, i bicchieri. Adesso facciamo andare tutto. Anche qua super fornito, veramente carino, qua anche le pezze, tutte queste robe qua, pentole, qua addirittura per farci i toast se vogliamo, le spumante d'arancia, no veramente super super carino. Qua non mi ricordo cosa c'era, vabbè, altre cose, lì le tazzine, carine. E anche qua altre cose. Ah cavolo, lo Scottex c'era, vabbè, niente. Basta, adesso dobbiamo togliere le nostre cose. Ci eravamo portati la carbonella, ma alla fine abbiamo scoperto che al supermercato Conad c'era, ma vabbè, pazienza. Però questo lo terrei direttamente qua fuori. Qua. Ci sono anche due sdraietti lì che dopo metteremo qua nell'area. Insomma, questa sarà l'area relax. Ciao amore. Ciao. Ciao amore mio. Piano. Io di più.
Mi ami di più? Sei bellissima. Abbiamo deciso di farci i funghi, la pasta fresca con i funghi e il guanciale. No, mi sarebbe deciso, cioè lo devi lasciare un attimo. Si sente che è molto riuscito. Sì? Com'è? Non si fa nessun giallo. Non è male. Pronti? Questo forse è un po' poco. Sei contenta, amore? Lo so per te sempre. Si c'è pronto, no? It's coming home. La coppa sta per tornare a casa. No, è caduto. Amore, 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 hey! It's coming home. Dun, 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 dun. Oh.